Eccoci Eccoci qua. qua. Ora appena mi ha mandato il messaggio il nostro Fatman, voglio... Ci dicendomi che si è appena contatta. svegliato. Ci contatta su. Proprio in diretta. Raga, Ci oh, contatta in parli del diretta. diavolo, spuntano le corna. Allora, sempre parlando Ecco. di ciccioni. Sem allora, questa è dedicata proprio al nostro caro amico Fatman. E praticamente parliamo di una notizia che ha dell'incredibile. Dalla Filadelfia, negli Stati Dalla Uniti. Filadelfia? Cos'è un cibo? Sì, allora. Filadelfia è una città, Appunto, ignorante! parlavamo tu sempre di cibo. Oh, senti, Filadelfia ciccioni, voglio! È bellissimo! Allora, il sindaco di Filadelfia, John Street, pensa che gli abitanti della sua città. Siano troppo grassi. E in effetti gli americani Non è che siano non tutto ci vanno piano questo. col McDonald's. Dopo tutto, sì. Li mette comunque a dieta. Perché lui stesso era stato un ciccione ed è dimagrito. E allora fa un programma di dieta collettiva. Praticamente mette tutta la città a dieta. L'obiettivo dovrà essere quello di perdere complessivamente 76 tonnellate in 76 giorni. Sarebbero Cioè, una tonnellata al giorno. significa che ogni cittadino deve fare la sua parte per perdere insieme una tonnellata in un Altrimenti giorno. Filadelfia potrebbe sprofondare, in poche Anche è parole. possibile. Altre notizie sui ciccioni è tipo il ragazzo che divora un'enorme pizza in soli 60 secondi. Ora, io per mangiarmi una pizza ci metto quasi un'ora e mezza. Lui per mangiarci ci ha Ma messo un non dire minuto. No, stupidaggini. guarda, io non ci metto un'ora, non ci metto un'ora e mezza, No, perché forse tra posso parlando, dire. birra, cosa, ci metto un'ora e mezza, frate. Parlando. Se non Se sei. Se sono sei da solo che libero. mangio una pizza, sì. Se sei Magari sì. libero, non ci metti un'ora e mezza, fidati. Ci Vabbè. metti 5 minuti. E comunque, oltre a questo, partiamo subito con un'altra canzone perché ho finito gli argomenti. No, Una comunque. risata su Bruno che ha finito gli argomenti, per piacere. Per Vabbè, di basta, più, scherzando. volevamo fare un ringraziamento speciale a tutti quelli che ci hanno ascoltato in queste tre puntate. Siete stati 234 persone, cosa che non ci saremmo mai aspettati. Più di 50 persone che ci seguono. Ti rendi conto? Me lo sarei mai Più di aspettato in tre 50 persone puntate. ogni puntata. Cioè, 50 persone che ascoltano le stronzate che diciamo. Non è una cosa bella, ragazzi. È Non è una. bellissima. No, no, fratello, non è una cosa bella. Vuol dire che Che gli piace la siete. cosa che sentono. Vuol dire che avete dei problemi. Che Avete dei sono problemi. seri. Sì, vabbè. No, non per offendere, certo, però non è normale. Vabbè, comunque, dopo questa vi passiamo alla nostra prossima canzone. Burn it now. Burn it down, burn it down. Va bene, sì. Burn it Linkin down. Park. Ignorante.
burned and fan the flames, your place is burned. You were there at the turn, waiting to let me know. Grandissimi, mi piacciono tantissimo. Siamo qui riuniti. Io sto facendo uno stereo su Facebook, aspetta. Ma per sempre, sempre questi. Ma lo sai come si scrive? Hai scritto bad animale. Vabbè, io sono un animale. Sì, ma almeno dillo in inglese. Bad animal sono meglio. Ok. Va bene. Abbiamo fatto questa cosa. Abbiamo fatto la stronzata. Allora, per di più. Oltre a tutto questo che stiamo facendo, tra un po' cominceranno le gite scolastiche, frate. Ora tu che sei in quinta. Ora io che sono in quinta. Raccontaci un po' delle tue più grandi stronzate nelle gite scolastiche, sono state belle. Allora, devo dire, siamo Davide Di Lorenzo in diretta, ragazzi, in diretta. Questa non era preparata, raga. Sto bastardo mi ha fatto una domanda all'improvviso. Allora, praticamente quest'anno andremo... Non mi ridere dietro. Va bene. quest'anno andremo a Praga. A Praga? Dove è Praga? A Praga. Non sai dove è Praga? Non so dove è Praga. Istruisci. Sai nemmeno tu dove è Praga. No, non mi ricordo che stato è. Allora, questo... Ma chi è? Non è... Ciao. No, non è... Frate, si sente lo stesso. Non è, non è Repubblica Ceca. Non è... Tanto, a questo punto si sentiva... Bravo, dai. Ecco, questa lezione di geografia. Sei un mito. Vabbè, dopo lui che ha detto nel Filadelfia invece di dire a Filadelfia, vabbè. Ci stava anche una mia gaffa. Comunque, diciamo. Parlavamo, oltre a questo prima, parlavamo di che Edoardo e Davide, comunque. A parole tue. Facevamo una volta gli scout insieme, ragazzi. Facciamo ancora gli scout insieme. Sono cose bellissime, ragazzi. Sono cose che vi devono insegnare. Davvero che non vi interessa. Quindi passiamo subito alla nostra prossima canzone e ai nostri... No, ma io penso più che grandi interessi. Saluti. Ok, gli scout gli interessano, frate. Frate, allora, ragazzi, iscrivetevi tutti quanti al gruppo Caserta Terza. No, e ragazzi, e chi non è di Caserta? Ragazzi, stanno tanti gruppi, ci sono tanti regali, sì, belli, sì. Ok. E comunque stiamo preparando nuove imprese, cosa. Seguiteci su Facebook. Abbiamo anche un canale YouTube in cui ci siamo zio Brunone e Daviduccio che fanno stronzate. Ancora più di queste. Ancora più di queste. Che naturalmente sono in video, ragazzi. Sono in video. Se volete li facciamo anche in 3D. Praticamente in 3D. Vogliamo farlo in 3D? Facciamolo in 3D. E come fai? Ti vesti da una parte, ti vesti di blu, e da una parte ti vesti di rosso. Sì, allora, la prossima, ragazzi, in prossima uscita il nostro primo video 3D di Mr. Utabis. Ma che dici che non abbiamo neanche una telecamera? Non vi preoccupate, troveremo una telecamera. E con questo, e con questa nuova promessa, mettiamo l'ultima canzone, che Ligabue, come all'inizio. La canzone di chiusura. La nostra canzone di chiusura. Salutiamo il gruppo Aguaia. Salutiamo Alessandro Fatman in maniera particolare. Fatman, Mastro, Toto. Che ci ha dato una bella buca esagerata per stare, grazie, a scuola guida. Per stare a scuola guida. Salutiamo Ludovica Tomeo, Simona Sacco, Serena Tortora. Ah, quello sì. Salutiamo Fabiana Di Palma e tutte le vostre mamme. E persone... tutte le vostre mamme, le salutiamo tutte. Salut. Ecco, appunto. Arewar. Ecco, questo è un conveniente tecnico. No, vabbè, questo è Gironda, i ragazzi sono in giro di Ligabue. Un conveniente tecnico. Gironza Lobo. Vagano. Vagano. Vagano.
Sta dicendo che è meglio se restate in casa. In giro c'è qualcuno che non è venuto nelle vostre polaroid. Niente senti, né assassini, né comunque una cosa sola. Non aprite agli ospiti un po' scomodi. La radio sta dicendo che qualcuno non si fa beccare e sembra che in città ci sia qualcuno che non è finito mai in TV. Niente carne da partito, né da indagine di mercato. Come state, ce lo dite quando siete di fronte alla scritta sul muro. Badate, i ragazzi sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono givi. I ragazzi sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono in giro. I ragazzi sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono in giro. Sta dicendo che qualcuno non vi ha neanche in nota. Qualcuno non scorda mai chi siete sempre stati e chi sarete voi. C'è chi suona fuori coro, ma non parlate con lo straniero. Con chi passa e vi saluta proprio al centro di quel vostro brutto pensiero. Pensiero, 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 pensiero. Nel vostro più bel cimitero.